Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube per il consueto appuntamento di Economia in un click, oggi domenica 18 settembre, con il nostro dir politico dall'Albania, Paesi Balcani, Alessandro Zorniotti. Ciao Alessandro! Buona domenica a te Loredana e a tutti i nostri web spettatori e ascoltatori. Oggi desidero inaugurare questa puntata del video editoriale domenicale con un ricordo doveroso delle vittime del terribile nubifragio che ha colpito le Marche. Non ci eravamo ancora del tutto dimenticati della tragedia della Versilia sul Tirreno, che adesso l'Italia è stata aggredita dal maltempo e dall'emergenza climatica sul versante adriatico. Sì. E purtroppo questo argomento è la conferma del fatto di una certa distanza della campagna elettorale in corso dai problemi concreti della comunità nazionale e italiana. Mi spiego. Negli ultimi 20 anni, e Loredana, queste sono statistiche ufficiali, il totale degli investimenti pubblici per la prevenzione idrogeologica e dei danni da maltempo è stato inferiore ai 6 miliardi di euro. Negli ultimi vent'anni il totale dei danni creati dal maltempo e dalle emergenze climatiche è stato di 20 miliardi di euro, praticamente un miliardo all'anno di costi pubblici e sociali, il più delle volte non coperti dai bilanci pubblici dello Stato e degli enti locali a causa di vincoli tipo patto di stabilità o di lentezze collegate alla legislazione in vigore. Il danno sul prodotto interno lordo, se si considerano le ricadute sul turismo e sulla difficile ripresa delle attività economiche nei comuni colpiti, l'impatto sul prodotto interno lordo è stato pari a 7 punti di PIL. Dico 7 punti di PIL, cioè l'equivalente di 5 manovre economiche finanziarie del bilancio dello Stato. E quindi parliamo, diciamo così, di un problema importante, che è quello giustamente dell'ambiente, che poi si ripercuote su noi, giustamente. E io sono convinta che i soldi ci sono, devono solo essere distribuiti meglio. Cosa dici, Ale? Assolutamente sì, considera che il PNRR per la sezione idrogeologica mette a disposizione dell'Italia, tra prestiti e aiuti a fondo perduto, e stanziamenti per un totale di 70 miliardi di euro, cioè tali da ripristinare tutti i danni che si sono verificati nel corso di questi ultimi decenni, ma non ripristinarli portando tutto alla fase precedente, ripristinarli con nuove soluzioni e tecnologie, perché queste nella maniera più assoluta esistono. Semplicemente si tratta di fare degli aggiornamenti normativi in grado di velocizzare queste operazioni. E ti faccio un esempio che riguarda il rapporto tra Albania e Italia. In Albania sono in costruzione
dighe, parchi fotovoltaici, aeroporti, invasi e opere di messa in sicurezza idrogeologica della rete stradale in fase di continuo e vorticoso sviluppo, che si prevede nel momento in cui viene posata la prima pietra per ciascuno di questi interventi, di condurre a termine in un arco di tempo massimo che varia dai 2 ai 4 anni. Ti faccio un esempio. Il grande parco fotovoltaico dell'Albania meridionale è stato inaugurato come posa della prima pietra all'incirca due mesi fa e sarà consegnato alla comunità energetica dell'Albania, ecco, entro l'estate del 2023. Quindi c'è la possibilità di investire tutte le somme a disposizione per la sicurezza ambientale, energetica e territoriale, Loredana. Quello che io ti posso dire, concludendo con le battute finali, l'importante, come sai che noi come giornale e come noi personalmente confidiamo nelle istituzioni, che questi soldi che verranno stanzionati possano essere spesi bene senza filtri particolari. Assolutamente sì, Loredana. E qui amo concludere con due riflessioni. La prima è di educazione finanziaria, che è l'esempio del nostro comune amico Beppe Ghisolfi, il quale dice che con un'operazione di fiducia da parte dello Stato e si potrebbero creare delle emissioni settoriali o tematiche di titoli del debito pubblico in grado di incentivare la canalizzazione di una parte del risparmio degli italiani. Parliamo di oltre 1.500 miliardi che giacciono su conti correnti e depositi bancari, incentivarne una parte ad aderire a titoli di Stato finalizzati al finanziamento di opere di protezione civile e di sicurezza idrogeologica. Se te lo dico e te lo ripeto, Loredana, qui si tratta di mettere al sicuro 7 punti percentuali di prodotto interno lordo. La seconda riflessione, Loredana, è questa. Io sono originario della provincia di Cuneo, in Piemonte, a sud della tua amata Torino. La diga di Entracque, una delle più grandi opere di sicurezza idrogeologica e di sicurezza energetica sul piano idroelettrico, è la famosa diga di Entracque, che venne costruita tra il 1961 e il 1965. Da allora nel territorio del Sud Piemonte non ci sono più state altre grandi opere pubbliche in campo energetico e territoriale. Lori, siamo fermi da oltre mezzo secolo. Sì. Per questo io dico, facciamo funzionare le istituzioni, perché le istituzioni si fondano sulla Costituzione. Non possiamo pensare di smantellare le istituzioni delegando a terzi soggetti delle funzioni che finirebbero in mano, te lo ripeto, ai venditori delle fontane di Trevi e ai venditori di porti delle nebbie. Ecco, noi abbiamo bisogno di vederci chiaro e di mettere i puntini sulle i delle istituzioni. E con l'augurio che i nostri politici, quelli che a breve presiederanno il nostro Parlamento, si possano mettere una mano sulla coscienza, io ringrazio i nostri web spettatori per averci seguito fin qua e lascio a te, Alessandro, le battute finali per i saluti. Beh sì, è chiaro che se ci fosse una diversa legge elettorale ci sarebbe la possibilità di esprimere un voto di preferenza che metta al centro la persona del miglior candidato possibile. Per questo dico ai miei connazionali che vivono e risiedono all'estero: andate a votare, c'è tempo fino al 22 di settembre per votare con un voto di lista e di preferenza. È un diritto che abbiamo da 16 anni, usiamolo. Buona domenica a tutti. Ciao a tutti!